L'Italia del gusto è la voce che merita il tuo ascolto. Il 2018 è l'anno del cibo italiano e l'anno del patrimonio culturale europeo. Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell'Agricoltura e Unione Europea. Borghi d'Europa, che è la nostra associazione, è stata incaricata di scoprire un po' le zone d'Italia di cui si parla meno. Non che della Valtellina non si parli, però si parla ancora poco rispetto alla sua bellezza e rispetto alle sue prelibatezze non gastronomiche, diciamo. Per un vecchio veroneliano come me, tornare in questi posti dove, ti raccontavo, ho anche molti amici, è stato un piacere ed è un piacere. Stiamo preparando infatti un programma intenso da adesso al 2019 per poter far emergere quelli che meritano. Le scelte le facciamo noi giornalisti, non ci sono politici, siamo noi che andiamo in giro e quello che ci piace lo raccontiamo. Raccontate, giusto. Non si poteva non venire. Dove? Al ristorante Cerere, appunto in Valtellina, voglio dire, no? Perché oltre ad essere un luogo storico qua, trasuda di storia, però il ristoratore che è un personaggio eccentrico, che è bravo, insomma, no? Un po' di storia tua come ristoratore. Allora, ho iniziato qui nell'82, già molto giovane, ho ereditato dalla mia proprietaria questo ristorante. Quindi c'è stata una sorta di continuità, diciamo. Sì, anche, sì. No? Diciamo, prima di lei c'era il papà e la mamma, e diciamo c'è una bella storia dietro, diciamo, nella tradizione, nei piatti, un po' tutto, diciamo. Lei è stata bravissima perché comunque ha dato un cliché particolare al locale. Dopodiché ho continuato anch'io cercando di emulare quello che faceva lei, diciamo. La nostra cucina è abbastanza tipica, diciamo, si va sempre alla ricerca. Guardavo il menù. Guarda, commentalo pure te, che, visto che sei il creatore, no, voglio dire, no, beh, è eccezionale, insomma. Diciamo, noi siamo molto stagionali come menù, diciamo, a parte i piatti tipici che possono essere le bresaole, piuttosto che i funghi, piuttosto che la selvaggina, senza dimenticarsi dei pizzoccheri, degli shat, dei tarozzi. Quindi sono impossibili non averli. Che sono piatti proprio della tradizione valtellinese, diciamo, della cucina tipica. Dopo qualcosa di innovativo c'è sempre dentro, che però è legata sempre un po' al territorio, diciamo, in questo periodo. C'è la capacità di saper portare con un pizzico di creatività, diciamo, sì, no? Diciamo, in primavera dici faccio gli gnocchi alle ortiche, in autunno faccio qualcosa di più con i funghi. Ho visto con i fiori. Fiori di zucchine, ecco, fiori di zucchine, sempre, diciamo, da quest'anno li faccio impanati piuttosto che in pastella, perché mi sembrava monotono continuare a ripetere. Quindi hai cambiato un po'. Diciamo che i piatti che proponi prima di tutto devono piacere a te, no? Questa, diciamo, è l'osservazione. Purtroppo è un mio difetto. Mi pare un difetto notevole, diciamo, no, notevole nel senso che, buono, sì, non nel senso cattivo. Che certe cose che a me non garbano non passeranno. Non passeranno, come si suol dire. Diciamo, poi vabbè, la storia del locale è particolare. C'è un'antica casa, qualcuno la definisce vecchia. No, io la definirei antica perché è giusto dire antica, non vecchia. Anche la storia del nome è legato all'astronomo Piazzi. Ecco. Che il Piazzi nel 1801 aveva scoperto questo pianeta a Palermo e gli aveva dato nome Cerere, che viene dalla divinità greca. Dell'abbondanza, sì. Dell'abbondanza del grano, certo, del frumento, diciamo. Di però dell'abbondanza prima è vero, è vero. Cioè c'è tutto un collegamento. L'astronomo Piazzi era di Ponte. Ah, proprio? È nativo di Ponte, lui era un abate. È dato dei saperi, saperi a quell'epoca erano concentrati. Sì, ma fatto sta, lui da giovane raccontano, si dice, che già sui tetti, andava sui tetti delle case di notte a studiare le stelle. Quindi era un po' particolare anche lui, sì, insomma. Era un personaggio. Ristorante particolare, ristoratore particolare. E anche il nome. E anche il nome. Cioè, c'è anche un filologico. Chi ha scoperto, cioè, il pianeta. Mi spieghi, tu non fai pubblicità o quasi niente. C'hai poca. C'hai una idiosincrasia. Com'è? Mi piace che la gente ne parli. Passa parola. Sì.
anche se oggi purtroppo non è più così. Ma sai che, cioè, io dico sempre agli amici ristoratori, quelli bravi, se fai troppa pubblicità dicono che hai bisogno, no? Sì. C'è anche quel risvolto là al contrario, no? Voglio dire, no? Diciamo che il web aiuta un po', perché la gente ormai si collega sul cellulare e cerca. Se tu non ci sei, non ti trovo. No, tu ci sei, io ti ho trovato subito, sì. Insomma. No, beh, però diciamo dovrei essere sei più un bravo. Ragazzo web, sei un ragazzo no. Social. No. È una battuta, diciamo, ovviamente. Quando ho problemi col telefono chiedo sempre aiuto. Ok. La clientela. Clientela. I tuoi clienti affezionati. Abbiamo una fascia di clientela che è regolare, diciamo. Sì. Poi abbiamo il passaggio turistico. C'è. Diciamo con i posti fortuna che c'è, voglio dire. Che ci sono in giro, e poi quelli che amano la cucina, perciò vanno alla ricerca di certi tipi di locale, certe, come si può dire, chicche un po' particolare. Cioè, è molto diversa la clientela, c'è dal turista al pranzo di lavoro. Pare bene questo, secondo sì, me, no? Sì, perché cioè, è diversificata, non, sì. Non insisti sempre su un solo, e di questi tempi purtroppo è importante, sì. Cioè è importante avere anche la diversificazione, insomma, no? Se dovessi definirti come ristoratore, come ti definiresti? Bella domanda. Sì. La faccio sempre perché è una domanda omicida. Allora, non mi devo passare. No, dai, scherzo. No, mi piace. Io è un lavoro che mi piace. Sono già in pensione da 3 anni, ma dopodiché non riesco ad andarci. Perché è proprio legato un po' a... Il giorno che abbandoni Cerere, secondo me, sei finito. Si vede che lo vivi proprio. Da sì, come ne parli? Scusami se mi permetto, sì. Ma... Diciamo, la mia paura è proprio quella. Cioè, vedi, la differenza, 40 anni che faccio interviste, non ho le scatole piene ormai, perché trovi sempre i soliti. Devi dire che fanno bene da mangiare, io non lo dico, perché se mangio male dico che ho mangiato male. Va bene, questo è il mio modo, abituato con Gino Veronelli, sì, io sì. Ero abituato a dire così. Personaggio. Dico, 40 anni di marciapiede veronelliano, scusa sì. La battuta, no? Fanno sì che naso subito. Profumo del ristoratore di razza o meno. Me ne hanno parlato tutti bene in realtà, dai, questa è la verità vera, che Cerere gode di una fama inattaccabile, segno di una passione che nel tempo e nella storia ha saputo rinnovarsi, no? Anche questa è la verità, perché poi noi usiamo tanti paroloni, il marketing, queste cose qua. Insomma, si mangia bene e si sta da Dio. Venite. Il 2018 è l'anno europeo del patrimonio culturale e l'anno del cibo italiano, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell'Agricoltura e Unione Europea. La rete di Borghi d'Europa sviluppa da molti anni ormai un progetto di scoperta degli inediti dei territori, che pur essendo ricchi di storia, gastronomia, ambiente, patrimonio, raramente vengono valorizzati, semplicemente perché non hanno i soldi per farsi la pubblicità, cioè non ci sono le necessità. E poi molti luoghi locali non sanno fare sistema, cioè inaugurare una sorta di collaborazione tra attività per valorizzare di più. C'è anche l'aspetto soggettivo oltre all'aspetto oggettivo. La Valtellina è stata inserita nei percorsi di formazione, per cui già dalla fine del 2017 siamo a caccia degli inediti, chiamiamolo così. Siamo capitati nel quel paradiso che è la Cantina Nera, cioè il loro punto vendita, dove raccoglie tra le altre cose in una selezione personalissima quello che loro ritengono i prodotti migliori. Cioè, poi ho trovato la pasta negra. Ma chi sono questi della pasta negra? Detto fatto, siamo arrivati. Allora, maestro pastaio e ingegneressa alimentare, l'ho visto? Presentati e un po' di storia di come siete arrivati a fondare il pastificio artigianale. Allora, io sono Negri Francesco e insieme a Maria Flores abbiamo fondato questo pastificio. L'idea è venuta quando ci siamo conosciuti in Spagna, circa 4 anni fa, e abbiamo deciso di fondare questo pastificio dalla voglia di creare qualcosa che fosse nostro, che rappresentasse un pochino... L'orgoglio, diciamo, ecco, esatto. Di avere una propria attività. Che sia qualcosa che ci rappresenti proprio dal punto di vista lavorativo, come vorremmo che le cose fossero fatte.
E allora da lì abbiamo fondato questo pastificio e l'idea principale era creare un prodotto d'alta qualità in Valtellina, che, come la pasta, e soprattutto la pasta che è un prodotto che non è tipicamente della Valtellina, a parte il pizzoccheri come formato. E abbiamo seguito la scuola che è quella napoletana di Gragnano, perciò abbiamo incominciato a fare un'essiccazione lenta a bassa temperatura su telai di legno e una trafilatura al bronzo. E da lì poco a poco ci siamo specializzati su tanti altri formati e di tanti altri prodotti. Insieme a questo mi ha aiutato Maria, che grazie al suo titolo di studio e comunque alle tutte le sue esperienze pregresse. No, in assoluto. Col suo titolo di studio e le sue capacità pregresse, è riuscita a fare una selezione delle migliori materie prime, ovviamente italiane, perché cerchiamo di concentrarci su quello che è materie prime italiane. Ci sono purtroppo del mosso saraceno che adesso non si trova più, non se ne trova pochissimo. Esatto, quello è una problematica. E soprattutto non biologico, perché noi siamo solo produciamo solo con prodotti. Certificati, poi tra le altre cose. Esatto. Sì, dall'inizio. E perciò per quanto riguarda invece la semola ci riforniamo proprio solo da campi italiani e per quello utilizziamo il grano duro Cronos, che è da filiera certificata italiana ed è uno dei nostri punti di forza, diciamo, lavorazione e una scelta accurata delle materie prime. Parliamo un po' del tipo di paste allora, facciamo alcuni esempi proprio per far capire bene i telespettatori che siete una nicchia del tutto particolare, diciamo. No? Sì, ovviamente prima di tutto è da parlare un po' dei primi due prodotti che abbiamo sviluppato, sì. È stata quella prima linea di grano duro Cronos e poi la seconda linea di grano con grano saraceno integrale. E in questa linea abbiamo già non soltanto fatto il pizzocchero più o meno conosciuto, ma anche altri saranno formati. Una versione migri, diciamo. Anzi, è un pizzocchero, sì, una versione negra soprattutto per la forma che ha il pizzocchero, certo. Anche se è secco non rimane la tipica stecca, certo. Che si trova nelle... Certo. Perciò sì, veramente da quando è nato quel pizzocchero ci sta portando veramente delle belle soddisfazioni, perché sembra un po' fresco, non sarà mai... È entrato in un mercato dove ci sono anche dei grandi nomi del pizzocchero. No, ma esattamente, perciò... E partendo sempre dalla base che il pizzocchero è un prodotto soprattutto conosciuto per essere fresco. Però... L'Italia del gusto è la voce che merita il tuo ascolto. E la particolarità del pizzocchero che facciamo noi è proprio il fatto che quando viene steso sui telai per essere poi essiccato, lo stendiamo a mano. È per quello che non rimane una stecca lunga e rigida, ma è mosso. Ed è quella un po' la particolarità. Esatto. Ho sentito parlare di curcuma. E quei prodotti speciali che chiamiamo noi sono venuti un po' dopo, diciamo all'anno e mezzo di essere partiti con l'azienda abbiamo detto che okay, già è il prodotto un po' più valtellinese che quello con il grano saraceno, dove non solo il pizzocchero c'è la conchiglia, il vitalino, anche il maccheroni, un po' per provare a sdoganare quel cereale che è veramente ricco e interessante. E poi sono venuti questi prodotti che potete vedere qua. La curcuma è una curcuma che si importa dall'India. Ovviamente quello che volevo dire è il fatto che Italia finché possiamo, perché la curcuma è un prodotto tipicamente indiano, abbiamo detto perché non portarla da lì. Perché non c'è uno spirito uguale all'altro. Ma anche come finiscono gli spaghetti si vedono perché si sforbiciano, sa, quando vengono fuori dalla trafila con le li tagliamo a mano e vengono una volta tagliati, infatti puoi vedere da qua. Sì. Vengono tagliati a mano e una volta tagliati a mano vengono presi e messi su delle canne e infilati nelle essiccatoie dove rimangono per 12 ore. Ed è quella un po' la particolarità. Hai proprio un prodotto che è artigianale. Tant'è è da lì vero che prende un po'. Che si può riconoscere il fatto del tagliamano e il fatto che gli spaghetti in punta non sono uguali uno all'altro, sono come fiocchi di neve. E per quanto riguarda la parte bassa invece si va a creare questo archetto. Questo archetto è dovuto al fatto che sono stati ancora essiccati appesi. Seguiamo quello che era il metodo di fare la pasta. E poi con la curcuma è nato. Soltanto volevo finire dicendo che con la curcuma poi sono nate anche la linea del pomodoro italiano, una linea con lo spinacio e poi una linea mix. E poi quest'anno si è aggiunto il nero di seppia.
non tipicamente valtellinese, però ci piaceva. Mari e montagna, perché si, no? Si può lavorare. Facciamo mari e monti. Sono io dell'Andaluzia, perciò... Allora, io, il 2 settembre, vi dicevo, un sabato e una domenica, noi facciamo questo incontro internazionale. Volete fare un weekend ai nostri ospiti? Noi perché sempre ci sono, spiego, perché ci sono poi anche dei grandissimi importatori e grossisti però che lavorano bene, lo facciamo in una vecchia osteria, per cui c'è anche la cucina, no? E mi piacerebbe, presentiamo una nuova convenzione con l'Andalusia. Ah, perfetto, perciò... Per cui se volete venire, i nostri ospiti vengono anche in nera, vengono, quindi sarà una cosa, diciamo, presentiamo uno scampolo, però... Siccome voglio dire, la Laura la conosciamo già, ma poter presentare un paio di saggi della vostra pasta, raccontare, presentare qualcuno che può diventare anche distributore. In Veneto non avete nessuno per adesso. Attualmente no. Insomma, se da cosa nasce cosa, dopo non so, volete venire il sabato, volete venire il domenica, quando volete, vi spiego subito. L'iniziativa è fatta come una cucina, noi chiamiamo nel Veneto, chiamiamo filò. Quando ci si trovava nelle stalle a parlare, okay, a programmare il giorno dopo, no? I nostri contadini facevano così, perché la stalla era la parte più calda d'inverno, no? Era così, era, no? E allora, Bruginse non è un'iniziativa in cui i giornalisti intervistano, come faremo poi anche qua. Però è bello perché c'è un pubblico che arriva un po' da tutta Italia, da tutta Europa, per cui potrebbe essere proprio anche un'occasione di contatti, di rapporti. Io volentieri, se volete, mi farebbe piacere, insomma. Sì, potrebbe essere una bellissima idea. Fare una salvata, fare noi, io abbiamo dovuto usare una vecchia macchina sgangherata. Siamo messo in 2 ore e mezza, arrivare 2 ore e mezza, 3, insomma. Con tranquillità. Sì, poi Conegliano è servita dall'autostrada, quindi insomma, noi facciamo nelle colline proprio di Conegliano, nella terra del Prosecco, per cui bellissimo che ci sarà questo match tra i vini bianchi della Valtellina che Nera sta cominciando a fare, e un confronto con i vini bianchi. Lasciamo nella patria dello spumante insieme a Franciacorta. Sì. Per cui un paio di paste, proporle e cercare di venire fuori anche qualche contatto, dopo possiamo vedere. No, poi è interessante anche per noi perché c'è una cosa. Quello sì. Si sembra del dubbio, ma c'è anche per noi sempre una sfida: il fatto che la pasta non è un prodotto finito, cioè sempre deve essere cucinato e veramente deve essere conosciuto, sì, perché non tutte le paste devono essere cucinate allo stesso. Il 2018, anno del cibo italiano ed anno europeo del patrimonio culturale. La rete internazionale Borghi d'Europa ha inserito la Valtellina nei percorsi di informazione europei che accompagneranno quest'anno e anche una parte del prossimo, che il 2019 sarà dedicato al turismo lento e al turismo gastronomico, quindi ancora c'è una continuazione di quanto stiamo facendo già quest'anno. E in Valtellina abbiamo deciso, oltre al patrimonio culturale che ce n'è da mostrare finché vogliamo, ovviamente, di fare di via del gusto secondo il capriccio dei giornalisti, diciamo così, per libera scelta nostra. Da antichi veronelliani, quali siamo, ci piace scegliere il meglio senza che nessuno ci suggerisca troppo, diciamo così, le scelte. Io ho avuto già la possibilità, ricordavo a Davide Tudori, che i pizzoccheri di casa loro li avevamo già assaggiati, avevamo già avuto modo, li conoscevo, so che lavorano ancora con criteri assolutamente qualitativi ed eccellenza, però meglio che i giornalisti tacciano e ascoltano. Davide, un po' di storia del mulino, prima di tutto. Allora, sì, buongiorno. Allora, io sono titolare, assieme a mio padre e alla mia famiglia, del mulino Tudori. Io sono la quarta generazione di mugnai, quindi prima di me c'è stato, vabbè, mio padre con cui lavoro ancora, c'era mio nonno, mio bisnonno. Ecco, diciamo che il mulino ha avuto la normale evoluzione di quello che è il tempo, quindi dalle due generazioni precedenti, quindi il bisnonno e il nonno, dove il mulino era il classico mulino con la ruota d'acqua, adesso certo, siamo passati a un mulino più industriale, più evoluto, certo, però comunque essendo conduzione familiare abbiamo mantenuto la tradizione, quindi tutto l'aspetto della lavorazione seguito da noi direttamente, quindi garantiamo anche un prodotto sempre. Quindi c'è il filo della continuità logica con la esatto, storia. Esatto, esatto. Noi siamo
specializzati nella lavorazione esclusiva del grano saraceno. Che quindi, straordinario questo discorso. Esatto, il nostro mulino è nato e appunto costruito per lavorare esclusivamente grano saraceno, per mantenere anche quel filo di tradizione legata proprio a Teglio, dove ci troviamo, dove abbiamo l'azienda, proprio perché è qui a Teglio dove è nato il pizzocchero, quindi diciamo c'è questo collegamento logico anche che va da sé, ecco. Come dicevo, noi lavoriamo grano saraceno da cui si fa la farina per ottenere pizzoccheri, però noi qui abbiamo, ecco, diciamo, solo la macinazione e la lavorazione del grano, poi la trasformazione in pasta viene effettuata in un pastificio che collabora assieme a noi, ecco, un pastificio locale. Quindi avete una filiera corta, insomma. Esatto, così. Esatto. Certo. Niente, noi, ecco, il grano saraceno purtroppo però attualmente viene tutto importato dall'estero, perché a livello locale o comunque anche a livello nazionale è un prodotto che purtroppo non ha disponibilità, ecco, quindi ce n'è poco e purtroppo la legge del mercato ci impone comunque di acquistarlo all'estero, però vabbè, questo è sempre comunque un prodotto controllato europeo, assolutamente, viene dalla Polonia, vabbè, dove, certo, noi collaboriamo con un'azienda locale che seguiamo direttamente, che visitiamo con regolarità, e quindi diciamo è tutto, cioè, sotto il nostro controllo. Anche la Bresaola non è fatta con carni, esatto, soltanto qua purtroppo, sì. Ecco, cioè, voglio dire, quindi, perché siano buone. Però l'aumento della domanda proprio della farina ci impone di prendere grano dove c'è, e certo, quindi noi abbiamo avuto questa possibilità di lavorare con questa azienda in Polonia, che ci garantisce tutta la nostra domanda di materia, certo, prima, sia biologica che convenzionale. Quindi per su entrambe le linee. Esatto. Consumiamo circa 3.000 tonnellate di grano all'anno. È un numero abbastanza. Circa 1.500 di convenzionale e 1.500, sì, di bio. Metà, quindi, metà, insomma. Esatto. Metà. Abbiamo quindi un discreto consumo. Poi qua dietro vedo quelle cose. Questa è tutta la nostra linea, ecco, facciamo il prodotto polenta, a marchio. Polenta taragna, esatto, polenta taragna, che è farina di mais e saraceno mischiata, e poi con la polenta, diciamo, la farina di grano saraceno. È una bella scelta. Che è comunque in evoluzione, perché non avendo il glutine, e quindi poi noi lavorando esclusivamente questo tipo di prodotto, quindi garantiamo l'assenza totale del glutine, quindi la linea è d'accordo con le tendenze di salute del benessere. Esatto, assolutamente sì. Certo. Quindi per tutto abbiamo la certificazione della spiga barrata, quindi sì, ecco, siamo tutto, diciamo, abbiamo una produzione, ecco, anche certificata, e quindi garantiamo un prodotto di qualità. La, sì, distribuzione delle farine, vabbè, di pizzoccheri, cioè tramite il pastificio, mm-hmm, non importa. Diciamo, il marchio Tudori come viene distribuito? Ma il marchio Tudori si può trovare in alcune catene della GDO, però diciamo che il nostro principale cliente target è l'industria di trasformazione, quindi l'industria che poi utilizza la farina per la produzione principalmente di prodotti da forno, quindi biscotti piuttosto che del pane, forni, esatto, anche forni industriali, esatto. Biscottifici, oppure aziende, ecco, che fanno le gallette di saraceno, per dire, che sono comunque prodotti nuovi, tutto comunque, ecco, nell'ambito del senza glutine. Beh, avete delle realtà buone, qua avete diverse realtà di forni che lavorano bene. Sì, ci sono qualcosa locale, esatto, poi sì, abbiamo, c'è la Galbusera per esempio, che è uno dei più grossi, direi, a livello industriale, che sta facendo una campagna pubblicitaria molto educativa, devo dire, sì, è uno dei casi in cui è una pubblicità che informa, ecco, diciamo, no? Fatta Galbusera sull'integrale e sulla Salegger, sta lavorando, sì, moltissimo, esatto, sta lavorando veramente veramente notevole. Cosa, dopo queste quattro generazioni, è una storia lunga, sì, è una responsabilità anche, assolutamente, dire, sì. E come vede il futuro, Davide? Ma il futuro lo vedo sempre in crescita, proprio perché il trend degli ultimi anni è proprio quello di uno sviluppo piuttosto importante del consumo di questo tipo di prodotto, proprio perché si segue questa linea salutistica, che sta appunto avendo proprio molta più richiesta anche da parte del consumatore finale, che guarda molto questo aspetto nel consumare il cibo. Il mondo dell'informazione vi dà una mano, ci sono incertezze o molti giornalisti fanno confusione con la pubblicità? Ma no, beh, diciamo che un'informazione giusta e, diciamo, mirata serve, sì.
Poi qua, diciamo, a livello proprio di prodotto tipico e di piatto tipico, che è il pizzocchero, abbiamo l'Accademia del Pizzocchero, che è nata per tutelare questo piatto e per portarlo, anche farlo conoscere, diciamo, esatto, no? Esatto, dare un disciplinare per minimo, comunque garantire anche alle generazioni future, o diciamo la tradizione, mantenere, ecco, quella che è la nostra storia culinaria, che nel pizzocchero trova la sua massima espressione. Pizzoccheri, che bicchiere di vino della Valtellina metterebbe? Ecco, così tanto che siamo così, dico, glielo chiedo. Non saprei, un Valgella, Valgella. Siamo a Teglio, quindi ci sta bene un buon rosso. Ecco, un rosso assolutamente. Anche sì, perché è un piatto importante. Esatto, poi i nostri vini si abbinano molto, ecco, a questo tipo di cucina. Quindi sono vini un po' più corposi, costrutture, quindi corpo, si abbinano bene a quello che può essere un rosso, senz'altro. Anche io penso, a parte che bianchi ce ne sono pochissimi. Bianchi, esatto. Adesso c'è proprio Cavin che sta cercando di fare con la Novelle alcune esperienze di vino bianco, che devo dire non sono per niente male. Sarà bello perché riporteranno proprio a Conegliano, la patria dei vini bianchi. Ah, quindi sarà bello anche, di... No, vabbè, ma i russi sono insomma. Conosciamo la viticoltura eroica valtellinese, da di grandi risultati, non occorre che lo dica io. Così. Bene, allora noi abbiamo invitato Molino Tudori, perché faremo queste iniziative sia in Valtellina, sia porteremo la Valtellina al di fuori. Abbiamo così invitato a far parte della squadra, che la chiamiamo così, diciamo, no? In termini calcistici, sportivi, che porterà alto il nome della Valtellina. Ecco, io... fa piacere soprattutto quando vedo i giovani, perché se c'è giovani c'è futuro. Ecco, molte aziende invece hanno il problema anche della tradizione, certo, generazionale. Così va bene. Ci sentiamo, la ringrazio per l'intervista. Grazie a voi, è stato un piacere. Facciamo una copertura di immagini, sì, della lavorazione, e poi magari ci rivediamo sicuramente il 14, insomma, quando faremo questa iniziativa tutti insieme, dove invitiamo le 15 aziende che abbiamo scelto. Mi farà piacere averla ospite. Ok. Grazie a lei. Grazie a voi. Grazie. Questo è il mulino, ecco, questa è la zona di produzione, quindi produzione, macinazione e confezionamento poi della farina. Quindi abbiamo i silos di stoccaggio della farina, che viene poi prelevata tutto in automatico e confezionata e incartonata tutto automaticamente.